Eccoci a Roma. Siamo appena arrivati. Abbiamo preso un albergo dietro il Colosseo, in posizione molto comoda. E adesso andiamo in giro a visitare prima settimana Roma. Forse riusciremo a visitare anche i musei vaticani. Speriamo nel biglietto saltafila. È stato costruito nell'822 a.C. sì. Da Umberto I. Ma no! Da Alberto Sordi. Ma questo... rubano i portafogli. Ma smettila. Questo è il Colosseo. Mi sta strisciando il suolo. Ho fatto vedere Jimmy Gioia. Vediamo un po' cosa ci offre questa basilica, che da fuori non è granché, non è molto ben tenuta. Roma ci insegna. Ma Roma ci insegna che quando entri in una chiesa, quella dopo è sempre la più bella. Allora, siamo appena stati nella basilica di San Clemente, consiglio vivamente di venirla a vedere. Da fuori non si presenta bene perché è tenuta male, però dentro è veramente bellissima. E mi hanno inseguito perché ho tentato di fare 2-3 video. Siamo arrivati nella piazza dove c'è San Giovanni in Laterano. Secondo me avremo difficoltà a entrare nella... Perché? La chiesa perché è chiusa. Il palazzo lateranese è aperto, bisogna semplicemente andare dalla parte opposta. Siamo arrivati all'ingresso del Palazzo Lateranense e questa è la mega facciata. È veramente imponente. Penso che sia una delle facciate più imponenti, più belle e è abbastanza banale come aggettivo, ma più complesse che ci sia. Guardate qua. Bella, bella. Adesso andiamo a vedere se Robby ha preso l'ingresso. Perché non puoi entrare? Ah, Roberto non è entrato. E pazienza. È qualcosa di... Ci sono queste statue che sono gigantesche, tipo questa è una, e in video non rende, però poi torniamo, perché mi dispiace non tornare a fare vedere solo il video, però, cioè, no, in video proprio non rende. Quindi... La Roberta purtroppo non è entrata, ma torneremo... Eravamo fuori io e un cane. Torneremo domani a vedere la basilica. Ora andiamo a mangiare da qualche parte e proseguiamo il giro. Roberta è un po' incazzata perché abbiamo sbagliato strada. Lei ha tantissima fame. Io invece ho fatto una colazione da re e quindi... Certo, hai mangiato anche la roba dei vicini. E quindi io posso andare avanti. Fra l'altro ci siamo un po' persi perché siamo usciti fuori dal sentiero segnato. Quindi un po' incazzata. Non mi toccare. Che palle. Vediamo se riusciamo a trovare un piccolo ristorante dove... Cosa vuoi da mangiare? Qualsiasi cosa. Pietre? Anche. Siamo venuti a mangiare in questa pizzeria. Fa delle pizze al trancio, sono la fine del mondo, veramente buone. Roberta apprezza un sacco perché
Magna senza complimenti, le pizze sono veramente buone. Dove stiamo mangiando noi? Vieni. Dove stiamo mangiando noi? C'è l'attore Pier Francesco Favino. No, era lui comunque, lo conosco bene, mi piace il suo film. Certo, lo conosci bene, se non te lo dicevo io manco te ne accorgevi. È perché non lo stavo guardando alla cassa. Ho scoperto questo scorcio del Colosseo passando da una via non molto trafficata e è veramente bellissimo. Metto un po' più a fuoco, non so se si vede meglio. Questa è veramente una bella vista. Siamo arrivati al Colosseo. A San Pietro. Qua dietro c'è il colonnato. Mi sono confuso. Mi sento come un salmone in controcorrente. E mentre andiamo alla Rapacis, dopo aver visto il Vaticano e Castel Sant'Angelo, questa è la Corte Suprema.